Per questo la richiesta di occupare i posti avanti. Grazie. Vuoi pulire quello schermo? No, no, no. Sicuro? Siamo? Posso? Ok. Allora, buonasera a tutti quanti. Siamo arrivati alla penultima serata di Sette Libri per Sette Sere. Il titolo di questa sera è Il dominio dell'algoritmo o degli algoritmi. L'autore non ha bisogno di presentazione, diciamo soltanto due cose, il nome e cognome è Domenico Taglia, docente all'Unical, ha rivestito e riveste diversi ruoli in ambito nazionale ed internazionale, non dico altro. Ad accompagnare la serata in questo percorso di scoperta ci sarà Gianluca Albanese, che conosciamo bene, il nostro socio, nonché diciamo, il direttore, il conduttore di Mag Radar dei Libri. E mi fa piacere avere qua questa sera la nipote di Armando Latorre. Armando Latorre è, sì, ci vuole un applauso. La persona a cui è stata intitolata questa biblioteca, la Biblioteca Comunale di Siderno Armando Latorre, e la nipote di Armando Latorre porta un nome altrettanto pesante per chi legge i giornali, per chi segue la filosofia, ed è la professoressa Donatella Di Cesare, docente all'Università La Sapienza di Roma, docente ordinaria. E io la pregherei a salire su questa pedana per due parole. Grazie, Donatella. Grazie a voi, veramente. Sono, credetemi, emozionata. Ringrazio tantissimo Cosimo Pellegrino per avermi invitato qui stasera. Per me è un onore, è una gioia. E non tornavo a Siderno da tantissimi anni. E quindi ovviamente credetemi, è una grande emozione essere qui e ho saputo anche delle vicende della biblioteca, di tutto quello che è avvenuto e anche della storia di questa associazione. E mi sembra che sia un presidio culturale. E oggi veramente di questo c'è bisogno e io spero nel futuro di poter contribuire nel mio piccolo e spero soprattutto che come avviene anche sta avvenendo in altre parti d'Italia che anche qui a Siderno che è sempre stato diciamo, un centro di cultura, di effervescenza culturale, politica, civile che appunto questo possa avvenire anche a Siderno quanto prima e sono lieta di essere qui per appunto prendere come spettatrice curiosa di questo libro di Domenico Taglia, così promettente, un tema veramente affascinante e spero anche di avere contatti con voi tutti, di avere contatti con l'associazione. Vi ringrazio ancora. Grazie, sono per me. Allora, vorrei spendere un'altra parola per introdurre la questione degli algoritmi. Tutti quanti abbiamo sentito parlare di algoritmi. Le procedure con cui si vanno a realizzare delle cose oggi sono delle procedure automatizzate. Ne prendo ad esempio, prima porto un esempio così a caso per dare l'idea e poi andiamo sullo specifico. Immaginate di avere all'ingresso della biblioteca una fotocamera che guarda chi sta per entrare e immaginate che l'accesso sia consentito soltanto agli uomini. Ecco.
Allora, per definizione di uomo, che gli diamo? Gli diamo che deve avere certe caratteristiche, certa altezza, deve avere due braccia, un naso, due occhi e così via. Bene, questa è una procedura qualificata. Se arriva una persona che non risponde, che non ha questi requisiti, rimarrà fuori. Dice, e chi l'ha fatto rimanere fuori? È un algoritmo. Quindi l'algoritmo non consente l'entrata di una persona in biblioteca. Perché? Perché nella procedura non è stato inserito il fatto che uno possa avere soltanto un braccio o possa avere soltanto una gamba, e quindi non è riconosciuto. Due casi ultimamente sono caratteristici. Uno l'abbiamo avuto ieri sera qua, ed è praticamente l'autore dei Fari, il libro che abbiamo presentato ieri. Ha chiesto un finanziamento alla Regione Calabria, alla Film Commission, ha riempito la scheda, è stato scartato. Però il libro sta avendo un successo incredibile, però non ha ricevuto un euro di finanziamento. Perché? Perché su quella scheda non erano recepiti certe caratteristiche. E un altro si è verificato sempre sullo stesso tema, un film girato in Calabria, premiato a Cannes, e la commissione calabrese non l'ha preso nemmeno in considerazione. Dice perché ha sbagliato a scrivere il curriculum. Ho fatto due esempi, ma ne potremmo continuare così. Questo, diciamo, è soltanto, diciamo, al mio modesto modo di vedere, è la punta dell'iceberg. Adesso io credo che Mimmo Taglia ci spiegherà meglio quanto è profondo, diciamo, questo abisso e dove rischiamo di caderci. Io però, prima di passare la parola a Mimmo Taglia, do la parola invece al nostro conduttore della serata. Gianluca, a te la parola. Grazie Gianluca. Grazie a te Cosimo, grazie al professor Taglia, Mimmo Taglia, professore ordinario di ingegneria informatica all'Università della Calabria, part-time professor alla Fuzhou University in Cina, spero sia giusta la pronuncia, e honorary professor alla Noida University in India. Iniziamo con una scenetta, anzi una gag. Alexa, Alexa, aumenta l'intensità della brezza marina. Siri, Siri, abbassa la temperatura di 5 gradi. Ci abbiamo provato. Questa gag è la norma, è la quotidianità di tante case in cui c'è gente che non si alza più dalla sedia per attivare l'interruttore della luce. Chiede ad Alexa. Non accende più la radio, nemmeno col telecomando. Chiede a Siri. Dipende poi dal sistema operativo che adotta. Così facendo si crede burattinaio della tecnologia. Così facendo crede di avere tutto in mano, tutte le comodità, quello che fino a 10 anni fa era impensabile. In questo tuo illuminante saggio invece ci spieghi come più spesso l'uomo è burattino della tecnologia, di questo sistema dominato dall'impero dell'algoritmo. Possiamo partire dalla definizione, se vogliamo, accademica, scientifica di algoritmo, così poi sviluppiamo tutti i temi che tratti. Sì, grazie. Grazie a tutti. Ringrazio Cosimo, ringrazio gli amici della biblioteca per l'invito e ringrazio voi che siete qui e che passate un'ora assieme a noi, sperando che sia un'ora interessante. E ovviamente devo ringraziare anche chi ci segue attraverso degli algoritmi sulla rete, via la rete. L'obiettivo da cui nasce il libro
che è quello di tentare di spiegare, possibilmente in maniera semplice, di cosa stiamo parlando quando parliamo di algoritmi. E adesso dirò velocemente di che si tratta, però devo anche dire che il vero motivo per cui io ho iniziato a scrivere questo libro è perché mi è capitato, naturalmente anche per mestiere, ma mi è capitato di leggere alcuni libri su questi argomenti, libri interessanti, certamente stimolanti, però per alcuni di questi a un certo punto mi sono accorto che chi aveva scritto il libro non sapeva cosa fosse un algoritmo. Non faccio i nomi, ovviamente non c'è motivo di farlo, però vi confesso che la molla è stata questa. Tant'è vero che se tu l'hai letto, insomma, chi prova a leggere il libro si accorge che c'è una prima parte, primi due capitoli, insomma, in cui io introduco il concetto di algoritmo. E allora c'è anche la paura, forse, in qualcuno che inizia a leggere il libro, di trovarsi davanti a un manuale di informatica, che non è assolutamente così, però all'inizio uno può avere questa sensazione. Il motivo di aver introdotto il concetto di algoritmo in una maniera semplice, però insomma rigorosa, è proprio questo, perché, ripeto, ho avuto l'impressione che diversi testi divulgativi o comunque testi che affrontano le questioni che affronto, provo ad affrontare io nel libro, sono stati scritti da persone che un algoritmo non l'hanno mai visto. Non dico non l'hanno mai scritto, perché questo magari è compito degli informatici e non bisogna necessariamente aver scritto gli algoritmi per scrivere gli algoritmi. Però se l'avessero visto, letto, io ho messo due o tre esempi di semplici algoritmi, no? Un breve algoritmo che ordina una sequenza di valori, perché l'ho scritto? Giusto per dare così la sensazione alle persone. Che cos'è una... E poi l'altra cosa che provo a fare è introdurre la storia degli algoritmi, perché anche questo è un aspetto interessante. Gli algoritmi, per quello che ne sappiamo noi, hanno una storia di almeno 4.000 anni. Più indietro non siamo riusciti ancora ad andare, ma i primi algoritmi che sono conservati oggi sono algoritmi dell'antica Babilonia, cioè i babilonesi scrivevano già algoritmi 4.000 anni fa. Lo facevano perché dovevano codificare delle procedure matematiche, ma lo facevano anche per risolvere problemi pratici di tutti i giorni, come noi oggi utilizziamo gli algoritmi all'interno dei computer per risolvere dei problemi pratici, come quelli di farci spegnere o accendere la luce da Siri o da Alexa. Che cos'è un algoritmo? Allora, anche questa è una storia interessante. Un algoritmo è una sequenza di operazioni, possibilmente finita, perché se la sequenza è infinita non calcolerà mai un risultato, quindi una sequenza di operazioni, una dopo l'altra, che servono a calcolare il risultato o a svolgere un certo compito. Questa può essere la definizione più semplice. Si chiama algoritmo, e questo è anche interessante, vedete, a noi ci è toccato di vivere un periodo in cui il problema della razza, diciamo, sta diventando una lotta politica quotidiana, ma in realtà l'algoritmo, che è una cosa che utilizziamo tutti, viene dal mondo arabo, viene dal nome di un matematico arabo che ha scritto un testo di algoritmi circa un migliaio di anni fa, e poi un italiano che era Fibonacci, un pisano di cognome e Fibonacci di soprannome, ma insomma un altro grande matematico, ha ripreso quel testo e ha scritto un libro sugli algoritmi in latino e li ha chiamati algoritmi per rifarsi al nome di questo arabo. Quindi noi dobbiamo molto alla civiltà araba, soprattutto nel campo della matematica, ma non solo. Quindi gli algoritmi hanno una storia lunghissima. Però la cosa interessante qual è? Che fino a circa 80 anni fa gli algoritmi erano qualcosa che serviva ai matematici,
ai fisici e agli ingegneri. E quindi noi vivevamo tranquillamente senza aver necessità di sapere che cosa sono questi oggetti, perché la nostra vita poteva fare a meno. Quando è avvenuto il salto, il grande salto? Il grande salto è venuto intorno agli anni 40, quando gli americani, gli inglesi e in parte anche i tedeschi, ma c'era la storia della Seconda Guerra Mondiale, hanno inventato i calcolatori elettronici. Il calcolatore elettronico ha importato questo modello matematico, perché a un calcolatore noi che cosa diciamo? Diciamo fai questo, poi fai quest'altro, poi fai quest'altro, poi fai quest'altro, e quindi Siri ci spegne o ci accende la luce sulla base di quella sequenza di operazioni che deve fare quando riconosce la nostra voce. E allora che cosa sono diventati gli algoritmi? Sono diventati i programmi dei calcolatori, sempre sequenze di operazioni una dietro l'altra, scritte però questa volta in un linguaggio che è il linguaggio del calcolatore, perché al calcolatore al momento, con Siri ci riusciamo e con Alexa pure, al momento quando programmiamo algoritmi non li programmiamo, non glielo diciamo nella nostra lingua, ma glielo diciamo in una sua lingua che qualcun altro ha definito, che sono i linguaggi di programmazione. Ma qui entriamo in un universo dei tecnici e forse non è il caso di annoiare, diciamo, la platea su questo. Però ripeto, è stato 80 anni fa che è successo il salto. Tra l'altro questa è una cosa simpatica, noi tutti diciamo computer, diciamo calcolatore e intendiamo una macchina che fa, che esegue delle operazioni. Fino a 80 anni fa la parola calcolatore era riferita a una persona umana che faceva i calcoli, cioè i computer, i calcolatori fino all'inizio degli anni 40 erano persone che facevano questo, erano bravissime in matematica, erano anche dotate, persone dotate, e questi dalla mattina alla sera facevano calcoli e li chiamavano i calcolatori. Siccome c'era da fare molti calcoli e l'inizio del conflitto della Seconda Guerra Mondiale aveva alimentato, diciamo, la creazione, la necessità di fare ancora più calcoli, non per scopi militari, e allora lì è venuto fuori il calcolatore macchina, che doveva essere semplicemente più veloce di un calcolatore umano, e così è stato. Finisco perché non voglio, come dire, dilungarmi, però l'inizio era importante secondo me fare un quadro. Ora guardate, Alan Turing, grande matematico che ha definito il modello del calcolatore astratto, John von Neumann, altro grande matematico che invece ha realizzato il calcolatore vero e proprio come noi lo usiamo oggi, non immaginavano e sono morti non immaginando l'uso che oggi facciamo dei calcolatori. Non immaginavano per esempio la rete, soprattutto non immaginavano, anche se Turing aveva capito che era possibile farlo, non immaginavano che i calcolatori da macchine che eseguono sequenze di operazioni per fare dei calcoli diventavano le macchine per rappresentare la realtà. Perché oggi noi, il nostro smartphone, la rete, Siri, eccetera, non sono nient'altro che rappresentazioni della realtà. Quindi vanno ben oltre il calcolo, sono fondati sul calcolo, ma hanno superato, hanno traguardato l'obiettivo iniziale e oggi ce li ritroviamo dentro di noi, assieme a noi, a casa con noi. Ecco. Ho provato, diciamo, non so se ho risposto alla tua domanda, però ho provato, senza annoiarvi, spero, di, come dire, introdurre il tema. Assolutamente sì, anche perché era necessario appunto dare una definizione di algoritmo, spiegare cosa significhi, per poi passare a quello che spieghi ampiamente in maniera assolutamente soddisfacente dal terzo capitolo in poi, cioè l'impatto degli algoritmi nella vita quotidiana. Ora, a me sono venuti in mente tanti versi della canzone d'autore, soprattutto che già negli anni 90 evidenziava una paura del futuro dominato dalle macchine. Penso a 2030 degli articolo 31, penso alle anime in plexiglass di Ligabue. Questa paura del futuro che ora si sta concretizzando
tanto che si parla chiaramente di postumanesimo. Postumanesimo è una definizione molto pesante. Proviamo anche a spiegare questo concetto. Diciamo, la domanda è impegnativa. Io non voglio, come dire, entrare, come scriveva qualcuno, diciamo, nel giardino degli altri. Rimango nel mio. Il discorso di postumanesimo è legato a tante cose, però certamente la tecnologia, e la tecnologia digitale in particolare, ha un ruolo molto importante, perché poi pensate, lasciando da parte un attimo l'informatica, pensate all'ingegneria genetica, pensate a tutti questi aspetti che poi si legano assieme, no? Sono evoluzioni della scienza, della tecnologia, poi si legano assieme. Quindi il postumanesimo è fatto di tantissime cose. Io mi limito a rispondere sull'impatto delle tecnologie digitali sull'umano. E allora, una prima cosa che va detta in maniera molto chiara è questa: noi ci stiamo avviando, o siamo già dentro in buona parte, in un'età totalmente ibrida. Ibrida nel senso che l'umano sta imparando a convivere, per sua fortuna o suo malgrado, con le macchine. Ma non solo con le macchine che ci sollevano dalla fatica, perché probabilmente, diciamo, se pensiamo alla rivoluzione industriale e a tutta, diciamo, l'evoluzione della meccanica, pensiamo alle macchine che ci hanno sollevato dal lavoro fisico, no? Quindi dalla fatica. No, qui siamo di fronte a delle macchine che ci sollevano dal pensare, cioè che si prendono carico di fare delle scelte per noi, e lo fanno tutti i giorni, guardate, state tranquilli, cioè ognuno di noi che ha uno smartphone, che c'è un computer, che si collega alla rete, ha a che fare con una macchina che prende delle decisioni per noi, volenti o nolenti, no? Quindi qui siamo in una età in cui dobbiamo imparare a convivere con le macchine. Il punto è che, come dicevamo adesso con uno di voi prima, nel buio non riesco a vederlo, in realtà molti di noi non sono preparati a questo, non sono stati educati a questo. La scuola ancora oggi non fa un lavoro di questo genere, cioè ci dovrebbe insegnare a come convivere con le macchine, tentando di rimanere noi quelli che predominano sulle macchine, che comunque hanno la libertà di scegliere nella relazione con la macchina sulle decisioni da prendere. Ma se noi non siamo educati a questo, il rischio qual è? Che la macchina prenda il sopravvento. E questa non è una parola così semplice da dire. No, perché guardate, negli algoritmi che le macchine tutti i giorni seguono in maniera così efficiente, veloce, eccetera, c'è l'intelligenza di chi li ha progettati gli algoritmi. Quindi ci sono competenze enormi che finiscono, no, là dentro. Quindi è intelligenza umana che viene codificata e cristallizzata nella macchina. Quindi noi abbiamo a che fare con un'intelligenza competente. Gli algoritmi non vanno al buio così, cioè chi codifica gli algoritmi lo fa mettendoci dentro tutta la competenza possibile. E se noi questa competenza non la sappiamo affrontare, diventiamo noi l'anello debole di questa età ibrida. In più, sapete perché ogni tanto se ne parla, la cosiddetta intelligenza artificiale, sulla quale ci sarebbe tanto da dire perché c'è molta enfasi, perché è un prodotto da vendere in questo momento l'intelligenza artificiale, no? Io racconto sempre che vado al centro commerciale a comprare la lavatrice e trovo sulla fiancata della lavatrice: questa lavatrice usa l'intelligenza artificiale. Io ho detto: no, un attimo, me ne compro un'altra, perché io non voglio, no? Per dire, quindi abbiamo a che fare con una forma di intelligenza che è artificiale. Tra l'altro, guardate, io su questo ve lo dico per chiarezza, io non ho parlato di intelligenza artificiale. Nel sottotitolo io ho scritto l'intelligenza delle macchine,
gli esperti tendono a non usare questa parola perché è abusata. Quindi in inglese, per esempio, si dice machine intelligence, almeno in certi contesti, per evitare di enfatizzare troppo. Però allo stesso tempo dobbiamo dire che stiamo andando in una fase, in cui il libro questo lo racconta, in cui si prevede che l'intelligenza complessiva delle macchine possa superare l'intelligenza complessiva degli umani. E questo è uno scenario, per quanto distopico, diciamo, che ci deve comunque allarmare. Mi fermo qui. E, tanto per essere chiari, noi alimentiamo il sistema degli algoritmi ogni volta che facciamo un acquisto online su Amazon. Amazon ci identifica come clienti di determinati prodotti. Alimentiamo il sistema degli algoritmi quando scegliamo un film da guardare su Netflix o su Sky, nelle varie piattaforme, Amazon Prime, eccetera, eccetera. Alimentiamo l'algoritmo quando mettiamo un mi piace su Facebook, quando trattiamo un argomento su Facebook, veniamo identificati, schedati. Il sistema sa cosa ci piace, cosa non ci piace, ci propone, per esempio su Facebook, che è l'esempio più eclatante, ci propone i post delle persone con le quali interagiamo di più, indipendentemente dall'ordine cronologico di inserimento di questi post. E ecco perché, secondo me, uno dei tanti insegnamenti che dà il tuo saggio è quello di prendere con le molle determinate cose, non rimanere troppo condizionati da questo genere di sistema, perché poi ci sono delle degenerazioni che spieghi diciamo nelle fasi successive della tua scrittura, in cui si può andare verso un determinato ambito lavorativo in cui l'uomo sarà quasi completamente sostituito dalle macchine. Ci sono già supermercati Amazon Go, sempre, che fanno capo a quel signore che si spara col razzo e si fuma i soldi degli ignari clienti che comprano pensando di risparmiare un euro su qualcosa. È l'uomo più ricco del mondo, ma al di là, diciamo, di queste considerazioni etiche, è comunque un atteggiamento di reumanizzazione che si rende necessario anche attraverso un uso più accorto di queste tecnologie. Ora, il concetto di machine intelligence al quale hai accennato, e poi c'è la machine learning. Si differenziano i due concetti? Allora, volevo proprio dire questo. Allora, il machine learning, che in italiano si traduce apprendimento automatico, è un ramo, diciamo, un settore dell'informatica che ricade nella cosiddetta intelligenza artificiale, quindi è un sottinsieme dell'intelligenza artificiale, ed è interessante analizzare non solo dal punto di vista tecnologico l'evoluzione di questo settore, che oggi è un settore top. Cioè, se tu dici io sono un esperto di machine learning, allora tutte le aziende ti vogliono. Poi bisogna vedere se sei veramente un esperto o no, però intanto lo metti nel curriculum perché, come dire, fa figo, insomma, no? Allora, il machine learning è un settore che nasce intorno alla metà degli anni 50, quindi è un settore anche antico, se vogliamo, no? Però la cosa interessante è analizzare l'evoluzione di questo settore, che per alcuni decenni, diversi decenni, almeno 4 decenni, o forse anche 5, insomma quasi mezzo secolo, è rimasto un settore di nicchia. Erano pochi quelli che si occupavano di machine learning, venivano guardati come un po' mezzi matti, che volevano, no, avere questi sistemi intelligenti, eccetera. Era un settore molto isolato e lavoravano su pochissimi dati, facevano piccole cose, facevano vedere ecco, come riuscivi ad apprendere, che poi alla fine qual è l'idea? Che tu apprendi dalle esperienze, cioè impari da quello che sai. Il computer che cosa sa? Sa i dati che noi gli diamo, e qua poi ci leghiamo ad Amazon, eccetera. Cioè, il computer gli diamo dei dati, per lui quella è l'esperienza. Come impara un bambino? Un bambino impara perché poi se tocca a terra e si fa male non ci tocca più, se invece è fresco magari, no, assaggia il gelato, gli piace, ritorna, assaggia il peperoncino, non... capito? Così, questo è il machine learning di una volta, no? Poi che cosa è avvenuto? Questo è avvenuto verso la fine degli anni 90. È avvenuto questo.
è avvenuto che grazie ad internet, grazie al web, qualcuno ha capito che c'era un'enormità di dati disponibili sui nostri computer, no? E allora lì le cose sono cambiate, perché qualcuno ha detto: ma noi questi dati che ci facciamo? No? E allora lì il machine learning si è legato ai cosiddetti big data, a questi grandi, banche, a queste grandi banche dati. E a questo punto tu non impari più da piccoli dati, da piccole cose, no, impari da enormi quantità di dati. E allora capite, il modello di Google, il modello di Amazon, il modello di Netflix, no? Tutti voi che guardate Netflix, in realtà voi guardate Netflix, ma Netflix guarda voi. Perché Netflix raccoglie una quantità di dati su ogni cosa che vediamo, su ogni clic che facciamo sul telecomando, eccetera. Allora lì è avvenuto il passaggio, cioè lì è nata quella che si chiama l'economia dei dati, che poi anche l'economia degli algoritmi, però lì alla fine degli anni 90 qualcuno ha detto: ragazzi, attenzione, questi dati sono il nuovo petrolio, no? In America, come al solito, mi piace usare questi termini, è il nuovo petrolio, questi dati per noi sono un'enorme ricchezza. E allora capite, Google la prima cosa che fa è che capisce che se milioni di utenti tutti i giorni gli chiedono delle cose, perché noi chiediamo delle cose a Google, Google dice: caspita, ma io so che cosa vuole la gente, perché ogni cosa che noi scriviamo nasce da una nostra esigenza, sarà futile, sarà più seria, ma alla fine siamo noi, il nostro comportamento. E allora lì Google, Amazon, Netflix, Facebook, eccetera, si raccolgono tutti questi dati e scrivono gli algoritmi di machine learning. Cioè che cosa fanno? Dicono: io non scrivo più un algoritmo che è sempre lo stesso e che se io scrivo la parola Siderno su Google io ottengo sempre le stesse pagine, no? Perché quello era il primo algoritmo di Google senza machine learning. Il secondo algoritmo di Google invece dice: no, io imparo dai dati, nel senso che chi è che mi ha chiesto di vedere Siderno? Io lo so chi è che mi ha chiesto, perché ieri mi ha chiesto di vedere Gioiosa, o mi ha chiesto di vedere Caffè, o mi ha chiesto di vedere Serie A. E allora io ho profilato quella persona, e se mi chiede Siderno, io ti dico che lui me lo chiede perché di Siderno è interessato su una cosa. Per cui gli do le pagine secondo il profilo che mi sono costruito di lui. Questo è il machine learning, cioè imparato da lui. Amazon fa lo stesso con i libri, Netflix fa lo stesso con i film. Facebook, anch'esso, inizialmente Facebook, adesso non so da quanti anni voi usate Facebook aveva un algoritmo dumb, come si dice, stupido, cioè aveva un algoritmo che era basato su una cosa semplicissima, l'ordine temporale. Cioè, la newsfeed o il newsfeed lo costruiva così: i post dei miei amici mi venivano mostrati tutti nell'ordine temporale in cui erano scritti, punto. La cosa più semplice. A un certo punto Facebook dice: no, ma io tutti questi dati non li posso ridurre a dargli queste cose qui. No, io adesso imparo da quello che loro vedono, vado a vedere dove mettono i like e gli faccio vedere per esempio le pagine o i post di quelli a cui hanno messo i like, perché loro vogliono vedere quello. Ma lo decide Facebook cosa vogliamo vedere. Questo è grave. Questo è il machine learning. Cioè il machine learning, che spesso appunto viene chiamato intelligenza artificiale, è l'evoluzione dell'algoritmo che non è più scritto. Questo ho provato a scriverlo nel libro, spero di averlo chiarito, però lo dico, cioè non è più scritto in maniera deterministica, cioè sempre lo stesso algoritmo, ma è un algoritmo che apprende dai dati. Cioè l'algoritmo si adatta al dato e ci dà il risultato che il dato gli suggerisce. Questo è un salto nell'evoluzione degli algoritmi, e oggi siamo infilati là dentro. Quello che noi vediamo su internet lo decidono questi tipi di algoritmi, non lo decidiamo più noi. Appunto, e come utenti dobbiamo essere consapevoli di essere in un imbuto in cui questo genere di algoritmi sicuramente non incentiva l'apprendimento di qualcosa di diverso, che è il sale dell'attività culturale e dell'attività di informazione. E lo diciamo a quelli che comunque
credono di informarsi selezionando le notizie riportate come post su Facebook. Facebook è un grande contenitore, ci sono i post delle testate autorevoli che verificano le notizie, parlo del mio settore, ma ci sono anche giornali inventati che invece, poi lo vedremo tra poco, veicolano pseudo-informazioni, fake news, che poi sono funzionali a disegni molto più grandi. La cosa bella del tuo saggio è che tu non ti limiti a fotografare la situazione o ad analizzarla col rigore scientifico che ti è proprio, ma alla fine individui anche possibili soluzioni della condotta quotidiana delle persone. E tra queste, naturalmente, la cultura, il recupero della creatività e, se vogliamo, anche l'umanizzazione. Ora, una curiosità che mi ha particolarmente colpito è che anche un settore tradizionalmente in mano ai creativi, come quello della pubblicità, è ormai in mano a questo genere di algoritmi. E per noi che siamo cresciuti andando a letto dopo Carosello e con slogan che sono rimasti a distanza di mezzo secolo, no? Se diciamo Galbani, Galbani vuol dire fiducia, Locatelli fa le cose per bene e così via. Ora invece no, anche il creativo più brillante, quello dei due fustini in cambio di uno, è nulla di fronte al sistema degli algoritmi. Assolutamente. Mi pare, se non ricordo male, di aver citato il caso di Netflix. È interessante questa questione. A Netflix, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, è nato un grande conflitto tra chi gestisce, diciamo, i cosiddetti creativi, i produttori, adesso non so, i registi, quelli che scrivono, diciamo, i film, no? Insomma, la classica industria cinematografica americana e gli informatici. Perché che cosa è successo? Netflix, naturalmente, secondo il modello appunto dell'economia dei dati, siccome monitora e può monitorare tutto quello che noi vediamo, no? Cioè ogni volta che noi, perché noi vediamo, chi vede Netflix lo vede attraverso internet, allora internet ha questa grande capacità, ti permette di ricevere ma ti permette anche di spedire, per cui non è come il satellite, insomma, è qualcosa di diverso, cioè tu ogni volta che clicchi sul tuo telecomando dai un segnale a qualcuno. Loro raccolgono tutto questo e hanno messo su una divisione di data analysis. Questa divisione di data analysis a cosa serviva? Serviva a capire i gusti dei clienti, cioè degli spettatori. E quindi questi data scientist, come li chiamano loro, no? Gli scienziati dei dati, questa è un'altra figura, adesso, diciamo, gli informatici più pagati al mondo sono i cosiddetti data scientist, cioè gli scienziati dei dati. Cosa fanno questi a Netflix? Cominciano a dire come devono essere fatti i film, cioè cominciano a dire, guarda che i clienti italiani, per esempio, oppure i clienti della West Coast americana, guardano certi tipi di film, non solo certi tipi di film, ma guardano certe scene o certi spezzoni del film. Addirittura hanno cominciato ad analizzare come la gente guarda i trailer del film e hanno cominciato a dire, guarda che si soffermano quando vedono questa persona, cioè questo interprete, questo attore, e sull'altro invece si soffermano poco. Avevano cominciato a fare le scarpe a una attrice come Jane Fonda. Jane Fonda, non vi dico che cosa ha fatto, perché chiaramente Jane Fonda era Jane Fonda, ha fatto una guerra, e non ce l'hanno fatta con Jane Fonda, ma con altri personaggi, attori, molto meno noti di lei, li hanno cominciati a fare fuori, perché gli hanno tirato fuori una serie di report in cui gli hanno detto, vedi per esempio, quando appare questo in quel film, la gente chiude, passa su un altro film, e quel poverino è distrutto. Questo significa che i creativi venivano fatti fuori dalla divisione informatica. Ora, c'è stata una grande, come dire, dialettica, una grande guerra tra queste due parti di Netflix. Al momento, diciamo, hanno trovato degli accordi, ma non è detto che in futuro i film li decida l'algoritmo che analizza i dati. Io cito anche un'altra cosa interessante, che è relativa a una società inglese
che pubblica i libri sulla base dei like degli utenti. Cioè, io annuncio un libro, non lo scrivo il libro, cioè non, o non è stato scritto oppure è stato solo proposto, però io lo lancio e vado a vedere la gente come reagisce rispetto a quel libro. Se reagisce bene lo pubblico, se non reagisce bene quel libro non esce. Allora uno potrebbe anche dire, beh, ma tutto sommato può essere un fatto importante, no? Cioè, quel libro si venderà, allora lo faccio uscire. Al di là del contenuto del libro, appunto. Questa è una cosa terribile, è qualcosa fuori di qualsiasi criterio che noi possiamo accettare, però esistono già delle società che fanno questo. E allora in questo senso, e finisco anche su questo perché sennò il discorso sarebbe lungo, questo tipo di algoritmi, questa quantità di dati, questi processi di analisi in realtà alimentano una forma di populismo incredibile, cioè giocano proprio a favore di una tendenza politica che non esiste solo in Italia e che è però una tendenza che, a mio parere, molto personale, diciamo, una tendenza del tutto negativa, ma queste tecnologie la alimentano in maniera esponenziale. Poi tutto il discorso delle fake news, magari se abbiamo tempo ne parliamo, ma insomma anche quello è un grande problema. Gli algoritmi decidono, o meglio, suggeriscono fino adesso al giudice chi condannare sulla scorta dei dati raccolti, quindi le persone di colore secondo gli algoritmi sono più inclini a delinquere, qua torna Lombroso se vogliamo, no? E gli algoritmi dicono ai medici come curare una persona, quindi questo concetto poi unitamente a quello che hai appena detto tu mi fa venire in mente la disintermediazione, cioè il venir meno di tutte quelle professionalità, di tutte quelle conoscenze acquisite sia negli studi e sia nel lavoro quotidiano, tant'è che oggi c'è chi è convinto che si possa tranquillamente fare a meno del medico, basta andare a informarsi su internet, o dell'avvocato perché tanto le leggi le portano su internet e così via. Ora rimaniamo un attimo sulla politica, perché dopo decenni di laceranti riflessioni all'interno delle sezioni e nei talk show politici in cui si dice che la sinistra ha perso il contatto con i ceti popolari, che alla fine nei quartieri periferici delle grandi città la sinistra perde i suoi feudi, perde il consenso, scopriamo dalla lettura del tuo libro che gli algoritmi condizionano i ceti meno abbienti, quindi quelli che leggono di meno perché non comprano giornali, non comprano libri, e meno interessati alla politica, che vengono bombardati di disinformazioni sui social network che invece seguono assiduamente e alimentano il flusso di propaganda spesso populista, come hai detto tu. E quindi è per questo poi la sinistra, lo dico a battuta, no? Però voglio dire, è evidente che la diffusione dei social network e degli algoritmi ha comunque modificato l'orientamento ideologico delle persone. Assolutamente, io in questo ci credo. Vorrei precisare un aspetto, perché fino adesso noi abbiamo espresso forti critiche nei confronti di questa tecnologia. Io preciso che la mia posizione è critica perché credo che sia giusto criticare in generale tutto, insomma, o meglio guardare in maniera critica qualsiasi cosa che ci viene proposta, anche quando è la panacea di tutti i mali. Ma allo stesso tempo ne stiamo parlando per la grande potenza di questa tecnologia, perché questa tecnologia risolve anche tantissimi problemi. No, questo lo preciso perché sennò può sembrare che noi qui siamo venuti per distruggere l'informatica. No, non è questo. L'informatica è una grande tecnologia, però è una tecnologia che sta, diciamo, per essere quasi totalmente sottratta al controllo delle democrazie, al controllo dei cittadini. Questo è il punto vero, no? E quindi bisogna fare tutto il possibile perché, diciamo, questa tecnologia sia a servizio degli umani e non gli umani a servizio della tecnologia, e soprattutto a servizio diciamo, dei grandi guadagni, no? Perché Jeff Bezos adesso non sa più che fare e si prende un razzo e parte, perché sulla Terra ha avuto tutto, quindi è chiaro. Quindi, precisando questo, e quindi sapendo che la tecnologia è enorme, è importante e determinerà il nostro futuro, dico guardiamola con attenzione. Ecco, per questo io ho anche scritto queste cose e per questo parliamo stasera. Dopodiché,
La politica, soprattutto in Italia, è molto indietro rispetto a queste cose qui, perché non ha colto la valenza politica delle tecnologie, cioè ha pensato che fosse il nuovo elettrodomestico, che il computer, tutto sommato, che vuoi che sia, no? È come avere un nuovo videoregistratore, no, è tutta un'altra cosa. Il computer è l'oggetto più sofisticato al mondo, perché là dentro, tramite gli algoritmi, noi ci possiamo mettere tutta la conoscenza del mondo. Il problema è che chi ce la mette la conoscenza lì? Ce la mettono solo alcuni. La produzione di algoritmi che fa Google, guardate, è impressionante. La selezione del personale che fa Google è inimmaginabile. Cioè loro selezionano il meglio del meglio del meglio del meglio. È lo stesso Amazon, è lo stesso Netflix. Quindi la politica questo aspetto non lo ha colto. Ha pensato che fosse, ripeto, un nuovo, come dire, gadget tecnico. Non è così. Perché poi attraverso la rete la politica la fa internet. La fa internet. Le fanno i grandi player di internet. E i partiti da questo punto di vista sono rimasti spiazzati totalmente. In quasi Italia tutti. Quasi tutti. Poi naturalmente ci sarebbe da discutere due casi speciali, che sono il caso del Movimento 5 Stelle, che è partito proprio dall'idea di disintermediare tutto, e quindi uno vale uno e tutta questa storia, e nell'idea di Casaleggio, secondo me Grillo l'ha capita fino a un certo punto, ma Casaleggio ce l'aveva molto chiara, Casaleggio padre, l'idea che l'informatica poteva eliminare il personale politico, cioè poteva eliminare il Parlamento, questa era l'idea di Casaleggio. Era questa, era molto chiaro il discorso. Quindi, a parte i 5 Stelle e a parte la Lega, che attraverso la cosiddetta bestia, il loro sistema informatico di analisi dei dati, questi sono due casi particolari che hanno favorito questi due partiti, ma gli altri partiti sono rimasti al palo, cioè non hanno colto queste grandi capacità di queste tecnologie e non hanno capito che la gente, come dire, si ferma sulla rete, si ferma sui social, si ferma sul web e non sente più il bisogno di informarsi in quelle che erano le sedi della politica del Novecento, che ormai è finita. Ma se tu non sai fare la politica nel 2000 con gli strumenti del 2000, tu sei fuori, come si dice, no? E questa però il problema, guardate, la politica italiana c'ha un problema non solo rispetto al digitale, ce l'ha rispetto alla scienza, alla tecnologia, alla ricerca, cioè ritiene che questi siano degli elementi secondari. Non ha capito invece che la tecnologia, la scienza oggi ha un ruolo politico molto più importante dei politici di professione. Io mi sono permesso di citare qualche filosofo di valore che queste cose le aveva capite, che le ha dette, spiegando che la scienza oggi è politica, ma quasi inascoltato. E invece, capite, c'è una foto di qualche anno fa, di quando c'era Obama, quindi stiamo parlando di circa 6-7 anni fa, di Obama che invita a cena nella Casa Bianca il capo di Microsoft, il capo di Google, il capo di Amazon, il capo di Apple, eccetera. Cioè, che cosa era quella se non una grande riunione politica? Cioè, era più importante, era chiaro per Obama chi era che faceva la politica negli Stati Uniti e soprattutto chi era che, come dire, parlava al popolo, tra virgolette, perché poi questa è la situazione. L'ultima cosa che dico è relativa alla questione di chi si informa su internet. Allora, internet è un grande strumento di informazione. Quante volte troviamo una cosa facilmente che invece una volta ci richiedeva uno sforzo enorme, no? Ma il problema che pone internet è il problema del filtro. Cioè, bisogna fare il filtro. Chi è che lo fa il filtro? Il filtro lo fa chi è attrezzato culturalmente a fare il filtro. Chi ha le informazioni per fare il filtro. Chi non ha le informazioni per fare il filtro assorbe tutto. E lì succede di tutto. Alla stessa maniera, tu citavi il caso dei giudici americani che usano gli algoritmi per decidere, diciamo, chi è più colpevole di un altro. E anche lì è un problema di filtro. Cioè, è chiaro che se tu hai i dati sui reati, è chiaro che i reati in America, per tutta una serie di ragioni, li commettono più i poveri che i ricchi, più i neri che i bianchi, ma
per motivi, diciamo, molto ben chiari, non perché sono più cattivi, no? È chiaro. Benissimo. Se a quel punto tu all'algoritmo gli dai dei dati in cui la gran parte dei delinquenti o dei pregiudicati sono neri, l'algoritmo ti dice che il più imputabile o il più sospettabile è il nero. Ma perché tu lì hai introdotto un bias, si dice, no? Quindi un'alterazione del dato. Il dato non è più oggettivo. Riflette una realtà che però non ti aiuta a capire che cosa è successo. E io racconto il caso di un signore nero che era nei pressi di un luogo dove è accaduto un delitto, e questo è stato in carcere, è stato incarcerato perché era nero e perché la telecamera aveva inquadrato un volto, no? E hanno pensato che il volto della telecamera fosse il suo. Perché? Perché la telecamera, è fantastica questa cosa, cioè l'algoritmo che guida la telecamera è stato costruito sui volti dei bianchi, per cui i volti dei neri per lui sono tutti uguali, e per cui bastava che ci fosse un nero e quello era lui. È come quando noi diciamo che i cinesi sono tutti uguali. Non è vero che sono uguali, basta guardarli con attenzione, sì, hanno dei tratti uguali, ma non sono uguali. E lì è successo questo. E quindi l'algoritmo, diciamo, era, come dire, condizionato da una scelta di chi l'ha programmato e dai dati che si mangiava, cioè da cui si alimentava. Tra l'altro il ricorso all'algoritmo in un sistema giurisdizionale come quello americano, che non prevede i codici, che è basato sull'istituto del precedente giurisprudenziale, quindi non esiste il codice penale, il codice di procedura e così via, come non esiste il codice civile, e amplifica la pericolosità di questo genere di ricorso all'ennesima potenza, no? E un'ultima battuta sull'uso della propaganda politica attraverso i social. Per decenni si è discusso di Berlusconi che aveva tre televisioni e due o tre giornali quotidiani, che era un monopolista dell'informazione. Ora scopriamo da qualche lustro che un buon sistema pseudo informativo di fake news fa molto di più che tre televisioni e tre quotidiani, no? Tant'è che Berlusconi passa dal 25% al 6%, Forza Italia e così via, mentre Movimento 5 Stelle da una parte, Lega dall'altra. Io ci metterei anche Fratelli d'Italia, perché comunque il bombardamento di posizioni xenofobe, comunque identitarie e così via, può alimentare questo genere di disinformazione, che chiaramente ha per oggetto non un elettorato consapevole e ideologizzato, ma chi non segue la politica e poi finisce per votare in base a emozioni indotte. Ma chiudiamo qui, perché veramente sarebbe troppo lungo parlare di questi argomenti. Torniamo invece, e qua veramente non voglio fare complottismo o dietrologia, però il principale alleato della società dei big data negli ultimi due anni è stato il Covid-19. Beh sì, guardate, sì, è così, ma in questo c'è la forza della tecnologia digitale, c'è la forza dell'informatica. Cioè, noi ci siamo trovati a dover affrontare una fase, da un lato inaspettata totalmente, non prevista, ma dall'altro una fase che ci ha distanziati. E lì la forza del digitale è uscita in una maniera incredibile, perché ci ha aiutato in tantissime cose. I budget che hanno fatto le grandi aziende digitali sono enormi. Cioè hanno avuto, se andate a guardare, diciamo, i fatturati dell'anno scorso e di quest'anno, vi accorgerete che hanno fatto un affare. Per loro il Covid è stato un enorme affare. Lo è stato perché i loro prodotti si sono venduti in maniera enorme, ma lo è stato anche perché attraverso l'uso che noi facciamo dei loro prodotti hanno raccolto su di noi delle quantità di dati enormi. Perché capite, noi abbiamo vissuto, e ancora oggi in parte stiamo vivendo, una fase in cui passiamo molte ore davanti al computer, molte ore connesse a internet. E beh, quei sistemi lì raccolgono enormi quantità di dati e quindi possono sapere tantissime cose di noi, e per loro è un grande valore, perché loro così imparano i comportamenti degli italiani, i comportamenti dei tedeschi o degli americani,
imparano cosa facciamo di giorno, cosa facciamo di notte, cioè, quindi per loro il Covid è stato un grande affare, però devo dire è stato un grande affare perché la tecnologia ha dimostrato di essere potente. Ci sarebbe tanto da dire, no? Perché quello che è accaduto proprio dal punto di vista tecnico è che i diversi produttori delle diverse piattaforme che noi abbiamo usato, no? Adesso se comincio a dirlo vi viene l'orticaria, perché comincio ma noi di Alp le usiamo, le abbiamo usate. Sì, no, ma per dire chiunque, no? Comincio a dire Teams, Meet, ci viene l'orticaria, perché abbiamo vissuto quasi per più di un anno dentro questi oggetti, no? Quindi loro tra l'altro hanno fatto degli interventi, come dire, al momento per cambiare alcune funzionalità di quelle tecnologie per adattarle al Covid, perché per esempio alcune di queste piattaforme, sì, erano piattaforme di comunicazione, di condivisione, eccetera, ma non si pensava a un uso così intenso, così continuo, e quindi loro hanno dovuto, uno ha copiato l'altro, ha cercato di fare grande concorrenza. Allo stesso tempo però, guardate, io penso che ognuno di noi che ha utilizzato questi strumenti ha capito che non è esattamente la stessa cosa che parlare così come stiamo facendo noi adesso. E lì c'è, secondo me, un'attenzione che ci vorrebbe, cioè bisogna capire che quello strumento ci ha aiutato tantissimo, è uno strumento molto utile, ma è una cosa diversa dalle forme di interazioni umane, tra virgolette, a cui noi siamo abituati. Può darsi che i ragazzi dei prossimi 50 anni non faranno più differenza tra l'uno e l'altro, ma per noi è ancora importante dialogare così piuttosto che dialogare attraverso uno strumento che, al di là di tutto, no, per quanto fosse realistico eccetera, è veramente molto utile, stava, diciamo, in uno spazio molto stretto ed era bidimensionale, che è una cosa a cui noi non siamo abituati, no? Anche su questo, per esempio, guardate la politica, per esempio la politica italiana è in enorme ritardo, perché i prodotti che noi abbiamo utilizzato in questo anno sono tutti, la gran parte, prodotti americani di aziende private. Cioè, perché non c'è una piattaforma per la pubblica amministrazione? Perché non c'è una piattaforma per la scuola? Guardate, non è un problema di capacità. Cioè, se si mettono dei bravi informatici italiani, magari non guidati da un politico, perché se no fanno danni, ma è facile fare populismo in questo tempo, però lo dico, no? Si può fare, solo che noi non lo facciamo, non abbiamo il senso di avere piattaforme pubbliche per queste cose. È un po', questo è anche il mio cruccio, no? Cioè l'idea che queste cose le debbono fare le grandi aziende private e noi, no? Diciamo, le pubbliche amministrazioni non lo facciano. Perché la scuola italiana deve usare una piattaforma di un privato americano, eccetera? Perché? Capite? Non è scontato questa cosa qui, no? È una cosa a cui... E adesso voglio dire, dopo un anno che abbiamo usato questo, c'è stato qualcuno a Roma che ha detto facciamo la nostra piattaforma, perché se capita, e speriamo che non capiti mai, il Covid 2025 siamo pronti? No, invece loro sono già pronti. Cioè, voglio dire, nelle grandi compagnie già si pensa a cosa realizzare domani, guardate. Cioè, se vogliamo entrare poi nella cosiddetta accelerazione tecnologica per capire oggi che cosa si sta pensando in quei luoghi, è inimmaginabile dal cittadino comune, ma il cittadino comune sarà il primo obiettivo di quella tecnologia, però il cittadino comune nessuno lo dice. Sì, sono cose scientifiche, sì, sono cose di ricerca, ma sono cose che impattano la vita delle persone. E a proposito di disumanizzazione di anime in plexiglass, questo sistema ci spinge a toglierci il gusto di una passeggiata per selezionare un negozio, un locale dove cenare, perché c'è l'app di Amazon che ti dice che ti fa arrivare gli acquisti a casa, c'è l'app di Just Eat, Deliveroo, eccetera eccetera, che ti portano il cibo preparato a casa. E addirittura mi diceva un corriere che ormai consegnano anche alimentari tranquillamente a casa, no? Togliendo proprio il gusto della socialità, che invece esperienze come queste, associazioni come Alb coltivano con grande passione e con grande costanza. Alla fine ti dicono che per essere
Per essere, se vogliamo buttarla in filosofia, basta avere una carta di credito con una sufficiente capienza e una buona connessione ad internet. Quando non viene concessa la carta di credito, come è successo a un cittadino cinese, questo si è tolto la vita. Non è possibile che sia ridurci in questo stato, bimbo. Ecco, però, attenzione, anche qui c'è un modello sociale dietro. Per questo dico, la tecnologia, l'algoritmo, sì. Una cosa è che l'algoritmo risolva un'equazione di secondo grado. Una cosa è che l'algoritmo, come dire, ci aiuti ad avere quell'informazione, ci permetta di accedere a, che ne so, a un testo, eccetera. No, ecco, no, qua c'è un modello sociale dietro. Il modello sociale è, tu non ti devi preoccupare di niente, puoi stare a casa tua, perché Amazon ti porta i libri o comunque qualsiasi prodotto, ormai vende anche le automobili Amazon, no? Quindi qualsiasi cosa te la porta Amazon, Netflix ti fa vedere tutto quello che vuoi, Deliveroo ti porta tutto quello che c'è da mangiare. C'è stato un momento che Amazon in America era così forte che si era inventato la serratura per le case per la gente che non era a casa. Jeff Bezos è diabolico. Cioè, qual era il problema di Amazon? Il problema di Amazon è che, voi sapete, si dice, e ovviamente spesso lo fa, di fare la consegna più veloce di tutti, no? Per cui è capace in un giorno, in 24 ore, di portarti quello che vuoi a casa. E però qual era il problema? Il problema è che, adesso prima del Covid, gli americani non stavano a casa perché andavano a lavorare. E allora loro erano frustrati da questo fatto, cioè dal fatto che il prodotto arrivava davanti casa, però non c'era nessuno in casa per ritirarlo. E si erano inventate diverse cose per cercare di velocizzare. Una delle cose che si sono inventate era la serratura Amazon. Cioè, tu sei un cliente Amazon, benissimo, noi ti diamo la serratura di Amazon, tu togli la serratura della tua porta. Guardate che c'è un'idea incredibile in questo, incredibile. Noi entriamo a casa tua perché quando noi arriviamo ti arriva un messaggino, un WhatsApp sul tuo cellulare, tu premi l'app, ci apri la porta, noi lasciamo il pacco, chiudiamo e ce ne andiamo. Ma in questo c'è, scusate, io uso un termine molto nostro, la cazzonaggine americana, perdonerete questo termine, vi chiedo scusa, ma mi esprime bene la questione. Cioè l'idea che se quello che apre la porta è solo per il bene del proprietario della porta, cioè non poteva accadere che entrava un ladro, cosa che ovviamente è accaduta, e hanno dovuto poi dopo un poco ritirare queste invenzioni. Però c'era l'idea, capisci? Io ti entro in casa perché sto agendo per il tuo bene. Di che cosa ti preoccupi? Io ti consegno. Capite qual è? Allora, io non so se è capitato a me, non so se a voi è capitato. Io sono stato prima del Covid negli Stati Uniti e mi sono accorto che i grandi centri commerciali sono quasi deserti. Cioè, ho trovato una cosa che non mi aspettavo di trovare, ma in effetti c'è da ragionarci su questo. Cioè, questo modello in effetti ha tolto le grandi folle dei mall americani, no? Che erano pieni di gente che soprattutto nei fine settimana non c'era più nessuno, eravamo quattro gatti. Ma è chiaro, perché Amazon aveva fatto le scarpe anche ai grandi, no? Per cui tutto ti arriva a casa, anche la pizza, anche tutto quello che vuoi, le medicine, quello che vuoi. Allora capite che c'è un modello sociale dentro questo. La politica se n'è accorta o no? Punto di domanda. Bimbo, io rimarrei fino a domani mattina. No, ma li stiamo annoiando, quindi forse a parlare con te davvero. L'algoritmo di Alvin prevede però che dopo un'ora si procede. È un buon algoritmo questo. Allora, noi parafrasiamo uno dei tre big, diciamo, di quelle società che poi sono società leader che tu citi naturalmente. Hai citato Google, Facebook, ma ovviamente c'è anche Samsung e c'è anche Apple. Il compianto fondatore di Apple diceva sempre stay foolish, stay hungry, cioè siate folli, siate affamati. Io cambio, mi permetto di cambiare questa citazione, rimaniamo umani, sempre e comunque, e grazie anche al tuo saggio che ci dà una mano a rimanere umani. Allora, è arrivato il momento degli interventi da parte del pubblico. Quindi alzate le mani e fate domande. Ecco, cominciamo. No, adesso ci scherzo, no?
Con lui c'eravamo già chiacchierato, vabbè, l'avevo presentato anch'io se non sbaglio. No, no, la cosa che adesso io informo adesso Facebook che oltre a fare la ripresa sto intervenendo, perché chiaramente il ragionamento che facevi tu, no, in questo momento loro sanno che stavo riprendendo, nel senso che chiaramente sono entrato con la mia password sulla pagina di, che gestisco anch'io di Albi, quindi sanno che sono io, stanno vedendo, stanno prendendo. Adesso c'è anche questo qui che si mette a parlare, no? Quindi forse questo qui qualche idea ce l'ha, non è solo scemo, no, ma lo dico non per quanto riguarda, perché sarebbe tanto da discutere. La questione di fondo è questo qui, che anche tu ti sei secondo, due aspetti. Uno è chiaramente che si cerca la deresponsabilizzazione, no? Ed è molto importante. Non è che tu dicevi, poi le votazioni dimostrano che questi tipi di strumento, che sono molto più di chi è meno autonomo nel pensiero, in chi segue le mode, in cui, ma anche, non lo dico perché io ce l'ho con Berlusconi, ma è anche finito, ma il periodo televisivo ha avuto anche questa funzione, cioè non è che questo ha, l'ha accentuata, però cioè, ha trasformato il modo di pensare italiano anche Berlusconi, quindi bisogna dagli altri, è stato capace, poi adesso è finito, ma anche questo qui noi siamo passati. Non lo dico in modo che si parli sempre di Berlusconi, no, perché nel senso stiamo cedendo quella funzione che faceva Berlusconi, adesso la stiamo cedendo a queste grosse multinazionali che hanno, diciamo, dei fatturati più grandi dell'Italia. Quindi noi siamo in pratica, siamo passati da chi determina le nostre vite a delle grosse multinazionali. E qui non è questione di tecnologia, è questione di politica, di poteri, di democrazia. Perché il problema grosso è che la gente deve capire, compreso io che sto parlando in questo momento, dando altre informazioni a Facebook e anche ad altri che possono vedere, in Cina a questo punto questo qui è un rompiscatole, no? Tra virgolette, no? Nel senso che c'è anche questo problema, che tutte queste manifestazioni che si fanno poi vengono controllate, se si vuole, la persona, si individua quello che dice e lo si può anche classificare, in Cina in modo particolare. Allora, il problema grosso è che c'è un potere, ma pensavo anche, finisco veramente, quindi la questione della democrazia, dei poteri, di chi comanda, di chi gestisce la vita delle persone, c'è questo problema di fondo, chiaramente, che anche i lavoratori di questi settori non si rendono conto in modo particolare che sono degli schiavi, virgolette, senza offesa, in funzione di poteri fortissimi, che ancora non si ha capito qual è la loro funzione, di controllare le vite delle persone. Anche loro sono controllati, perché poi non hanno, come dicevi tu, anche se sono intelligentissimi, perché sono i migliori, però in pratica devono produrre un prodotto, devono gestire un prodotto che funzioni alle esigenze, nel caso particolare di vendere le merci, il caso di Facebook, che chiaramente mi manderà il tuo libro, fra poco, sapendo che sto discutendo con te, mi arriverà l'informazione che Domenico Dalia ha pubblicato un ottimo libro e quindi lo devo leggere. Ma determina anche il fatto di come la nostra vita da qui in futuro verrà determinata, perché si sta limitando l'autonomia delle persone. È lungo il discorso, però sarebbe da affrontare anche per chi è tanto contento di andare a lavorare per queste cose, nel senso c'è la sfida. Nella nostra scuola non è che non si parla, ci sono i genitori folli che a 4 a 6 anni gli fanno fare il coding, tu lo sai meglio di me. Nelle scuole tecniche ci sono questi genitori che a 6 anni ormai sono convinti che l'unico lavoro possibile, che sembra che sia il migliore, sia saper fare l'algoritmo, programmare, creare piccole applicazioni. Invece questo li limita anche nel loro modo di, come dicevi tu o come diceva lui, di andarsi a fare una bella passeggiata, chiacchierare e anche venire qui stasera a sentire una persona che ci mette chiaramente, che ci pone dei dubbi e ci fa ragionare. Sì, grazie. La mia risposta sarà molto breve, anche perché diciamo i temi richiederebbero una riflessione molto più lunga. La questione lavoro non l'abbiamo discussa, ne abbiamo parlato solo così un po' così in passato. La questione lavoro è una questione fondamentale. La questione lavoro, per esempio, lo dimostra il lavoro appunto dei poveri rider, che sono guidati dagli algoritmi in una maniera incredibile. Però lì, anche lì, c'è stato un ritardo della politica, del sindacato. Adesso si sono accorti del problema. In realtà, quando tu lasci la scelta della guida del lavoro delle persone a un algoritmo, tra virgolette, dico del padrone, cioè un algoritmo di chi ovviamente è il proprietario e ha bisogno di, come dire, di fare dell'utile, e non solo ha bisogno di fare l'utile, ma conoscendo gli algoritmi, scrive degli algoritmi che ottimizzano quell'utile a danno invece del lavoratore.
E quello è uno degli aspetti che vediamo oggi, ma in realtà il lavoro sta cambiando totalmente, queste tecnologie stanno cambiando totalmente i lavori. Ora, lasciate perdere il lavoro delle nostre generazioni, perché abbiamo degli impatti, ma non sono, diciamo, così disruptive, come si dice, no? Non sono così pesanti, ma i lavori delle prossime generazioni cambieranno totalmente, in parte spariranno, in parte si creeranno, ma soprattutto cambieranno. Cioè, guardate, c'è un lavoro oggi, o quant'è la percentuale di lavoro che si fa senza un computer oggi, no? Ma dico solo con un computer davanti in scrivania. In realtà il tentativo cos'è? Che il computer faccia il nostro lavoro. Questa è la partita, no? Amazon, quello che fa, cioè ci sono dei grandi, come si chiamano, insomma, questi grandi centri di Amazon, no? Questi enormi hub, dove lavorano solo i robot. Se entra l'uomo crea un problema, ci sono stati degli incidenti perché là dentro girano solo i robot che spostano le merci, e appena è entrato un uomo e i robot si sono trovati quest'uomo in mezzo ai piedi, gli sono andati addosso perché non erano programmati per gestire la presenza di un umano. Certo, può sembrare una piccola cosa, in realtà non è così, è che proprio il lavoro sta cambiando totalmente, per cui il lavoro lo fanno le macchine hanno la capacità di farlo senza lamentarsi, non hanno bisogno di mangiare, non vanno in bagno, non hanno il sindacato, eccetera. E questo è anche un modello del nuovo lavoro che apre, non la risolviamo noi stasera qui la questione, però sappiamo che esiste la questione, cioè i nuovi lavori non saranno più i lavori di oggi. E lì uno dice: che lavoro devo fare? Cioè che futuro devo andare a guardare? Perché è chiaro che sui lavori ripetitivi i robot sono più bravi di noi, sui lavori informativi, nella raccolta di informazioni sono più bravi di noi. Allora lì dobbiamo andare a capire i lavori che riusciamo a fare noi, dove la creatività è in gioco, dove è in gioco, diciamo, il rapporto umano, l'empatia, dove sono in gioco le capacità che l'uomo ha sviluppato nei millenni e che la macchina non può imparare in pochi anni. Però è tutta una questione enorme questa, è un'enorme questione. E anche qui la politica sta facendo qualcosa, si sta ponendo il problema di capire le nuove generazioni, la scuola, le università, come si adeguano a questa storia qui. Cioè, finisco qui perché è troppo pesante. C'era qualcuno che aveva alzato la mano. Zuc, vai. Grande un giugno. Creativo, ci certo. Viene in soccorso un artista. Buonasera, mi complimento per la serata. Grazie. Alla fine faccio una riflessione. La chiave di lettura della serata è, come diceva poco fa Gianluca, come tu stesso, Dalia, hai proposto, la riumanizzazione dell'essere vivente sulla terra. Da quando, lo dico come diceva Edoardo Boncinelli, diceva: la scienza non ha bisogno di Dio, è un libro che consiglio a tutti, ovviamente dopo il tuo. Perché dico questo? Perché è vero, dalla cellula primordiale fino a oggi nella sua evoluzione l'uomo si è trovato adesso ad essere preda non solo dei batteri, dei virus che ci sono stati nell'humus dove si è creata la prima cellula, ma continuamente avanti oggi con le nuove tecnologie, preda di qualcosa che dove lo porterà? È complicato. Saremo tutti robotizzati? I neuroni, noi abbiamo un processo neuronale importante che ci fa cogliere tutto ciò che intorno a noi capita, avviene continuamente, assieme alla percezione ovviamente,
che la qualità, diceva Darwin, che ci fa leggere tutti i segnali che ci sono, che accadono, come d'altronde gli animali. Noi siamo animali pensanti. Bene, il futuro, quale sarà? Talia, quale sarà il futuro dell'Homo sapiens sapiens? Cambierà il nome? Si chiamerà Homo demens, demens? Non lo so, io ci scherzo un po' sopra, ma non più di tanto, perché in effetti ho sempre pensato che fra millenni di storia l'uomo emigrerà dalla Terra, andrà nell'extrasole, non avrà più bisogno di mangiare, di comunicare con telefonini, con niente, comunicherà solo a livello sensitivo. È l'unica via di uscita da questo grande imbroglio, io lo chiamo un maledetto imbroglio. Pensiamo ai nostri figli, ai futuri, quello che avranno davanti, che scenario drammatico. È vero anche, e concordo con te Talia, sul fatto che ci sono delle logiche perverse che ci gestiscono ogni attimo della nostra vita, lo gestiscono loro, le società occulte. Pensiamoci e non dico ribelliamoci, ma modifichiamo se è possibile questo iter che ancora, su cui ancora noi possiamo fare qualcosa, ma non tanto per noi, per i futuri. Questa sera voi siete, in Grecia li chiamavano gli aristoi erano le guide, erano coloro che capivano prima degli altri qualcosa e poi lo davano il messaggio agli altri affinché potessero venire fuori momenti diversi per la sopravvivenza dell'uomo sulla terra. Quindi, uomo sapiens, svegliati, non diventare demens demens. Grazie. Grazie. Io non ho da commentare ovviamente perché le sue parole sono, diciamo, di così tale importanza che non è il caso neanche di, come dire, di modificare nulla. Il nostro compito è questo, il nostro compito è ragionare su quello che ci accade, no? Io, il mio tentativo è quello di condividere alcuni dubbi, alcuni pensieri, ma in ogni caso, come dice lui, no? Cioè pensare su quale strada ci siamo messi e cercare di capire come queste fenomenali, formidabili tecnologie possono servire l'uomo. E non rimangono nelle mani di pochi, perché guardate, la situazione è questa. La grande evoluzione tecnologica oggi si fa con degli investimenti enormi, enormi, spaventosi, perché appunto, chiacchieravamo prima di iniziare questa discussione, i grandi stati, no, la Cina, la Russia, l'America, insomma, giocano su questo il loro potere e quindi determinano anche le nostre vite. Allora questo è il punto, riflettere su come queste tecnologie, che non sono, come si dice, no? Negative, non sono positive, ma non sono neanche neutre, non si può dire che siano neutre, possono impattare sulle nostre vite. E quanto di bene noi potremmo, lo dico in maniera ingenua, troppo semplice, però come noi, diceva Luciano, da umani riusciamo a essere padroni di questa tecnologia e non essere dominati dalla tecnologia, con un problema che questa tecnologia è legata al profitto. Questa tecnologia è diventata una grande tecnologia di profitto, e però questo profitto è costruito
è costruito sulle vite di ognuno di noi. Cioè non è più il profitto che è costruito sul lavoratore, sullo sfruttato, quello che è. No, è un profitto che è costruito anche sull'ultima persona che è più lontana dalla Silicon Valley, ma che usa le tecnologie della Silicon Valley per fare qualcosa nella sua giornata. Può sembrare un discorso semplicistico, può sembrare un discorso scontato. Io penso di no e ritengo che su queste cose bisogna riflettere, perché appunto, e finisco, la tecnologia non deve rimanere più un argomento da specialisti. Questo è il punto. Ognuno di noi, per quello che può e per quello che sente, deve comprendere che la tecnologia riguarda la propria vita. Questo è il tentativo. Perché altrimenti, se lasciamo nelle mani degli altri e di pochi altri, beh, insomma, come diceva Luciano, il futuro è un grande buco nero. Ma non voglio lasciare un messaggio negativo. No, ma tu hai detto una parola che secondo me è una parola chiave. Molto importante, assolutamente importante, diciamo che è la parola che apre tutte le porte, a mio avviso chiaramente, ed è la parola profitto. Su chi facciamo il profitto? Perché noi con questo gioco dell'esaltazione del profitto, no? Dell'uomo di successo, chi è l'uomo di successo e chi ha maggiore profitto, ma su chi lo fai il profitto? Perché anche quando tu dici di non farlo su nessuno, tu lo stai facendo su qualcuno, e quel qualcuno spesso si chiama madre natura. Cioè ti stai mangiando il paese dove tu vivi. Antonio. Allora, buonasera, io ci siamo conosciuti 2 anni fa con il Big Data, abbiamo fatto l'intervista. Allora, io avevo una curiosità più riguardo al pubblico. Io volevo sapere quanti del pubblico usano Netflix. Alzate la mano. 1, 2, 3, ok. Quanti hanno un abbonamento a Prime, Amazon Prime? 1, 2, 3, 4, ok. Quanti Disney Plus? Ok, nessuno abbonamento a Disney Plus. Altre piattaforme del genere streaming? Ok. DAZN, sì. Ok. No, era solo per capire, perché ad esempio noi abbiamo discusso tanto di Netflix. Io adesso sono abbonato a tutte le piattaforme, tutte. Non me ne manca una, eh. Sono un nativo digitale, ho avuto tutte le PlayStation, tutte le cose. Tra l'altro vi racconto questa. Sto cercando di acquistare una PlayStation 5, ma attualmente è in atto una grande crisi dei semiconduttori ed è impossibile trovare una PlayStation 5 a prezzo di mercato. Il prezzo di mercato sarebbe di 499, non me la vendono sotto i 1000 euro, tanto per dirne uno. E queste piattaforme sono particolari, però penso che il pubblico non riesca a, non essendo poco utilizzatore, non riesca a vedere quello che sta accadendo. Però c'è una persona che non abbiamo nominato stasera, che sta studiando sull'intelligenza artificiale, ed è Elon Musk. Abbiamo parlato con la sua azienda Neuralink. Quanti ne hanno sentito parlare di Neuralink? Ok. E lui dice che la mente dell'uomo dovrà espandersi, perché non ce la farà. Ti interrompo perché sì. L'esperienza di Neuralink è molto interessante, ma da qualche mese un gruppo che lavorava a Neuralink, che è guidato da un italiano, ha lasciato Neuralink e ha creato una nuova società, perché lì c'è una enorme guerra commerciale, cioè economica, sulla produzione, diciamo, di strumenti di elaborazione del linguaggio naturale. Vai avanti, poi magari lo dico. Cioè, questo italiano, che è un bravo fisico italiano, che lavora tra l'altro con la sorella, a un certo punto ha deciso di lasciare Neuralink. Il giorno dopo che se n'è andato, ha avuto, diciamo, un'offerta
dei grandi, qual è il termine tecnico? Sì, gli investitori americani, adesso non mi viene il termine tecnico, i venture capitalist, ecco. Il giorno dopo gli hanno offerto 128 milioni di dollari, subito, così. L'ha investito? Sì, ma cioè gli hanno detto qua cioè, ci sono 128 milioni di dollari a tua disposizione, e lui si era solo limitato a lasciare quella società per capire di che cosa stiamo parlando. Adesso credo che ne abbia raccolti 500 milioni di dollari e sta andando avanti. Scusami, ti ho interrotto, però la cosa era importante. No, no, era giusto per anche aprire un aspetto che non è stato toccato, che secondo me è fondamentale, cioè perché il futuro sarà questo qui. Ci metteranno sulla testa qualcosa che si collegherà a qualche chip che avremo addosso. C'è un libro interessante, tra l'altro, non so, si chiama Essere una macchina, che praticamente dà una prospettiva abbastanza macabra di quello che può essere il futuro dell'umanità, cioè un ibrido da uomo e macchina, un cyborg. E quindi era interessante sapere. No, ma l'età ibrida è quella che dicevo, l'età ibrida è un'età in cui noi dobbiamo convivere con le macchine. Le macchine stanno accanto a noi, ma entrano anche dentro di noi. Per esempio, un grande investimento enorme che si sta facendo negli Stati Uniti, di cui ancora l'Italia non ha ricevuto l'impatto, ma lo riceverà nel tempo, è l'investimento delle grandi compagnie di assicurazioni americane, no? L'assicurazione, sapete che lì non c'è la sanità pubblica di fatto, cioè c'è la sanità privata, e quindi le grandi compagnie assicurative sono ricchissime in America. Bene, quello che stanno facendo, stanno raccogliendo i dati dei pazienti, cioè stanno con ovviamente l'argomento che è quello: tu ti assicuri da noi ci preoccupiamo della tua salute, tu però ci consegni tutti i tuoi dati, nel senso che qualsiasi dato medico, comunque fisico, te lo raccogliamo, noi ti monitoriamo, quindi ti facciamo fare le visite, eccetera, cioè ti organizziamo la tua salute. Questa è una cosa d'enorme impatto, perché significa che il digitale entra nel corpo delle persone e prende possesso del corpo. Questa cosa non necessariamente deve essere fatta con un chip, basta farlo con l'orologino, no? Lo smartwatch che noi abbiamo, o con un sensore che sta nella maglietta che noi portiamo. Quindi a volte non basta, non è neanche necessario immaginare la fantascienza più avanzata, ma in realtà lì alcune centinaia di milioni di persone negli Stati Uniti si stanno avviando a cedere i dati del loro corpo a queste grandi compagnie. E questa è una cosa enorme, cioè un impatto enorme, perché vuol dire che cediamo il nostro corpo. Spesso ci occupiamo, ci pensiamo l'anima, la mente, eccetera, è giusto, però qui stiamo cedendo il nostro corpo, quindi questa è una grande partita che si sta giocando. Quando questa cosa arriverà in Italia, magari arriverà in ritardo, in maniera diversa, non lo so, sarà troppo tardi, perché nel momento in cui l'America fa questo, capite bene che insomma è una tecnologia che sarà così pervasiva, c'è poco da fare, poi dopo la adotteremo tutti. Sì, tra l'altro Neuralink sta nascendo in contrapposizione ad una ricerca di Facebook sul fatto che vuole portare i pensieri sul social network, cioè Mark Zuckerberg ha dichiarato lui stesso, e Elon Musk gli ha detto tu sei un folle, che vuole praticamente che una cosa che noi pensiamo appaia sul feed di Facebook direttamente pensando. Tra l'altro Facebook ogni volta che trova una nuova tecnologia l'acquista. Quanti qui usano WhatsApp? Eccolo lì! Antonio, posso farti una domanda? Sì, vai. Sei disponibile a dargli i dati? Perché tu mi sembra che sei uno che sei attratto da questo. Sì, è questo quello che volevo arrivare, e al dunque al quale volevo arrivare. Si è parlato di creare una piattaforma di streaming di proprietà dello Stato. Ora, la questione è questa, che è il dubbio più grande. Se una società privata utilizza una cosa per puro marketing, io non ci riesco a vedere una cosa di male, perché sta cercando di vendermi un prodotto. Una questione in mano ad uno Stato, e lo vediamo come succede in Cina, dove la questione diventa politica, un'idea può portarti a morire,
perché se io sono contrario a un partito, quel partito mi fa fuori, e noi ancora siamo in una democrazia, ma dovesse capitare l'irreparabile, e non si sa mai perché la storia può ripetersi, quanto sarebbe utile avere una piattaforma di proprietà dello Stato che registra tutto e ci scheda ed è in mano ai partiti? No, no, va benissimo, però io stavo pensando agli stati democratici quando pensavo alle piattaforme pubbliche, non pensavo agli stati dittatoriali, perché lì siamo oltre. D'altronde la Cina questa cosa l'ha fatta già, nel senso che per esempio c'era la piattaforma di Alibaba, c'era la piattaforma di Tencent, eccetera, che erano piattaforme private inizialmente che raccoglievano dati dei propri clienti. A un certo punto lo Stato è arrivato e ha detto: alt, lo Stato sono io, tu tutti i dati me li devi dare. Quello lo può fare perché è uno Stato dittatoriale. E da quel momento in poi il modello che privato, che era quello di classificare il cliente sulla base degli acquisti, dei suoi comportamenti, dei pagamenti, eccetera, è diventato il modello sociale in Cina, no? Per cui ogni cittadino in Cina ha le 5 stelline, come da noi TripAdvisor, sulle cose, per cui se c'hai 5 stelline va benissimo, se scendi a 4 comincia a diventare un problema, a 3 non ti faccio salire sui treni, non ti faccio prendere l'aereo, non ti do il contributo sanitario e così via. Quindi io non pensavo allo Stato, perché lì è anche peggio. Pensavo allo Stato, agli Stati democratici. In una visione futura, cioè. Certo, il problema è certo, perché lo Stato è certo, a quel punto lo Stato, diciamo, diventa oltre, diciamo, ancora di più del grande fratello Giuliano, perché a quel punto lo Stato sa tutto di noi. No, io non pensavo a quello, io pensavo ai dati controllati da regimi democratici, quindi controllati da ogni cittadino, perché il punto vero è questo. Diciamo, la questione vera qual è? La questione vera è che qui siamo in presenza di una tecnologia potentissima, formidabile, benissimo. Che usi ne facciamo? È chiaro che ci saranno degli usi positivi, degli usi negativi, eccetera. Però gli stati, i cittadini, le persone, cosa devono fare per fare in maniera che questa tecnologia sia al loro servizio e non diventi una loro forma di oppressione? E questo è il punto. In questo momento, purtroppo, siamo in una situazione in cui poche grandi compagnie hanno monopolizzato il mercato, e poi c'è anche la Cina, ovviamente, che lo fa. Qualcuno dice: dobbiamo arrenderci a questo, cioè questo è il nostro destino? Io penso di no. Io credo che se i cittadini, se la politica, se gli stati, quelli democratici, ci tengono a questo e agiscono, secondo me si può fare di tutto. Tieni conto che, permettimi di darti da tu, tieni conto che siamo ancora in una fase quasi di infanzia di questa tecnologia, perché a noi sembra tantissimo, ma sono passati alcuni decenni. Qua dobbiamo anche traguardare il futuro. E allora, siamo in una fase ancora, diciamo, in cui molte cose si possono, per carità, non voglio dire che questo libro risolverà il problema, ma 100.000 di queste discussioni che facciamo stasera possono aiutarci a vivere meglio. Questo sì, me la sento di dire, insomma. Grazie. Altre domande, altri contributi, dubbi? Li abbiamo staccati. Un'ora e mezza. Vabbè, siamo finiti. Allora, tiriamo le conclusioni. Io credo che sia necessario conservare la capacità di ragionare. E sia necessario avere la capacità a guardare le cose anche nel loro divenire. Ma mi chiedo, dove acquistiamo questa capacità? La potremmo mai acquistare davanti al televisore, davanti ad un computer? Se mancassero questi momenti di discussione testa a testa, di presenza, la svilupperemmo questa capacità di ragionare? Questo è il quesito che io pongo a tutti quanti voi, con la speranza di rivederci qua domani sera, dopo aver ringraziato chiaramente
e il nostro caro professore Mimmo Taglia. Grazie a voi, grazie a Gianluca, grazie a te, grazie a tutti, grazie per la serata. E domani concluderemo con un romanzo, Eroina, parlerà di una storia di riscatto e poi facciamo la sintesi di queste 8ª edizione di 7 libri per 7 sere. Grazie a tutti e buonanotte. Sì.